La Befana vien di notte con le scarpe. E da più di 22 anni Urbania è la capitale per eccellenza della festa nazionale della Befana, che ha preso il via oggi fino al 6 gennaio, festeggiando la tanto amata vecchina a cavallo della scopa volante. L'iniziativa è inserita all'interno del Natale che non ti aspetti, promosso dall'Umpli provinciale, mette sotto i riflettori il bel centro storico di Urbania, che per 3 giorni si trasforma nella patria della Befana. La festa dell'Epifania è un momento conviviale in cui i più piccoli ricevono caramelle e dolciumi vari che, come da tradizione, vengono regalati dalla vecchina. Migliaia le calze che addobberanno il centro storico del borgo fino al suo giorno celebrativo, insieme a centinaia di figuranti che animeranno le piazze e le strade con un calendario di appuntamenti ormai diventato un classico, attirando ogni anno decine di migliaia di ospiti. Siamo alla 22esima edizione, abbiamo tanti elementi della tradizione, come la classica discesa della Befana dalla torre del campanile del comune, come la sfilata della calza da record fatta dalle nostre Befane che quest'anno ha raggiunto la lunghezza di più di 50 metri. Vi invitiamo a visitare la casa in muratura della Befana, perché da qualche anno abbiamo dato una casa alla nostra vecchina che è proprio sotto il comune, quindi per dare proprio l'indicazione che in quei giorni comanda la Befana d'Urbania. E invitiamo i vostri bambini e le famiglie a scrivere la letterina alla Befana all'interno del nostro postal office, e la festa sarà appunto animata in 3 giorni, non più una settimana come era una volta, perché abbiamo scelto di integrare al mattino, cioè quindi dal mattino, laboratori e spettacoli, oltre chiaramente al programma pieno del pomeriggio. Infine, tour enogastronomico tra le eccellenze locali che si possono ritrovare all'interno del cortile di Palazzo Ducale e Piazza San Cristoforo, che ospitano per l'occasione espositori e produttori di prodotti tipici come i rinomati crostoli d'Urbania. La Befana d'Urbania non è solo un momento per Urbania, ma è un momento per tutto il territorio provinciale, per farlo conoscere, è una vetrina che si apre sul nostro territorio, una vetrina dove vengono famiglie da tutta Italia, vengono bambini per conoscere questo mondo magico e poi le famiglie si riversano anche sulle altre città. Ecco, perciò diciamo che è anche un momento economico, turistico importante.